I bambini sono le creature più innocenti sulla faccia della Terra e non meritano altro che amore. Tuttavia, esistono delle persone che si fermano soltanto alle apparenze e scelgono di abbandonarli prima ancora di riuscire a conoscerli a fondo. Il padre della piccola Katia, di cui vi parliamo oggi, l'ha abbandonata dopo averle dato una sola occhiata. Vi abbiamo incuriosito? Iscrivetevi rapidamente al canale e ascoltate questa nuova storia interessante. I gemelli Matthew e Marcel. Prima di parlare di Katia e del suo difficile percorso, vogliamo raccontarvi la foto di altri due bambini abbandonati dai genitori per via del loro aspetto fisico. Alcune persone sono talmente concentrate sulla bellezza esteriore che dimenticano gli aspetti veramente importanti della vita, come l'affetto reciproco e la felicità. La mamma dei gemelli neonati Matthew e Marcel ha rinunciato ai suoi figli per via di un disturbo particolare che ha condizionato tutta la loro vita, un cranio deforme più grande e più pesante del normale. Una condizione simile comporta grandi difficoltà nello sviluppo e richiede un enorme impegno da parte della famiglia coinvolta. Nessuno sembrava intenzionato a prendersi cura dei gemelli, finché nella loro vita non è entrata Linda, una dottoressa di mezza età che si è innamorata di loro al primo sguardo. Linda aveva già avuto 6 figli e aveva molta esperienza coi bambini. La deformità dei gemelli non la sfiorava nemmeno. Per lei, quei due fratellini erano due creature deliziose, degne di affetto e una vita felice. Il loro percorso non è stato facile. Matthew e Marcel avevano bisogno di continue cure mediche e attenzioni speciali piuttosto gravose per una persona sola come Linda. I gemelli hanno subito diverse operazioni in giovane età e hanno dovuto imparare a convivere fin da subito con le sedie a rotelle e gli occhiali da vista. A volte faticavano a respirare e Linda doveva intervenire con degli appositi ventilatori. Metterli a letto per la nanna era una sfida costante e l'insidia della febbre alta era sempre dietro l'angolo. Quando usciva a passeggio coi gemelli, Linda doveva sempre portare con sé una bombola d'ossigeno per le emergenze e pianificare attentamente i suoi itinerari. Per far fronte alle difficoltà, la donna ha assunto 2 infermiere a tempo pieno e ha spesato tutte le cure di tasca propria. Linda sapeva che quella scelta coraggiosa si sarebbe trasformata in una sfida all'ultimo sangue, ma non si era lasciata abbattere. Le assistenti sociali le avevano consigliato di adottare uno solo dei gemelli, ma la donna non aveva avuto il coraggio di condannare l'altro a una vita perpetua tra orfanotrofi e case famiglia. Nonostante la fatica, non ha mai rimpianto la sua decisione e sostiene che Matthew e Marcel le abbiano cambiato la vita in meglio. I due gemelli sono allegri e spensierati, ridono sempre e conquistano i cuori di tutte le persone che li incontrano per strada. Sono inseparabili e pieni di vita, e Linda crede che le abbiano dato un nuovo scopo. Li definisce spesso il pezzo mancante del puzzle della sua vita e ringrazia ogni giorno il momento in cui li ha visti per la prima volta. Quando sono stati abbandonati dalla mamma biologica, Matthew e Marcel hanno rischiato grosso. Per fortuna il loro angelo custode li ha accolti a braccia aperte e ha regalato loro una famiglia vera, composta da una mamma dal cuore grande e tanti fratelli affettuosi. Linda aveva sempre desiderato una possibilità concreta per aiutare qualcuno. Per questo motivo aveva studiato per diventare medico e aveva esercitato la professione per anni, ma l'impegno che ha investito nel crescere i due gemelli si attesta su un livello di dedizione completamente diverso. Matthew e Marcel ricordano ogni giorno quanto è bella la vita e Linda spera di poterli ricompensare per questa gioia indescrivibile con tutto l'amore che possiede. La bellezza interiore di Katia. I genitori di Katia avevano aspettato la sua nascita con trepidazione, ma subito dopo il parto si sono accorti che la neonata aveva un aspetto molto strano. La pelle del suo viso era cosparsa di rughe profonde come quelle di una persona anziana e secondo i dottori non si sarebbero mai appianate del tutto. Di fronte a una simile diagnosi, il padre di Katia ha deciso di abbandonare moglie e figlia per sempre, per non essere costretto a guardare ogni giorno della sua vita il volto deforme della sua bambina. Per fortuna la mamma di Katia ha saputo guardare oltre le apparenze e ha visto nella sua piccola una creatura bellissima che aveva solo bisogno di amore per sbocciare come una farfalla. I medici però le hanno riferito una notizia sconfortante. Katia soffriva di una rara malattia degenerativa che le avrebbe permesso di vivere per circa 13 anni, stando alle stime effettuate sugli altri neonati venuti al mondo con la stessa sindrome. La condizione di Katia era incurabile e mamma e figlia avrebbero dovuto imparare a conviverci. La donna ha deciso quindi di donare alla sua bambina l'infanzia migliore del mondo, affinché potesse comunque godere appieno di quei pochi anni che avrebbe trascorso sulla Terra. La consapevolezza che ogni giorno sarebbe potuto essere l'ultimo ha spinto madre e figlia verso un approccio alla vita più spensierato, concentrato sulla bellezza e l'altruismo piuttosto che sulle cose materiali.
L'amore della sua mamma ha reso Katia una bambina dolce e gentile, ma non è riuscito a proteggerla dalla crudeltà del mondo esterno. I suoi coetanei le mettevano costantemente i bastoni tra le ruote, escludendola dai giochi e prendendola in giro con degli appellativi come vecchia o nonna. Il suo aspetto fisico ricordava in effetti quello di una donna anziana, e i bambini non riuscivano a vedere oltre l'involucro rugoso in cui si nascondeva la sua bellissima personalità. Quando Katia ha iniziato la scuola, la situazione è peggiorata. I suoi compagni di classe la tenevano a distanza, come se temessero che un suo sguardo potesse trasformarli in pietra o trasmettere loro la sua stessa malattia. Katia soffriva molto per quelle cattiverie, ma non sapeva come farsi accettare dai suoi coetanei. Siete mai stati vittime di bullismo? Che cosa avete fatto per risolvere il problema? Scriveteci le vostre strategie nei commenti. Katia ha deciso di reagire agli affronti con la dolcezza e ha mostrato ai suoi compagni il suo carattere affettuoso e altruista. Credeva che se gli altri bambini fossero riusciti a vedere la sua bellezza interiore, avrebbero smesso di tormentarla per il suo aspetto esteriore. Volete sapere come continua la storia? Allora iscrivetevi al canale! Il suo piano si è rivelato un successo e presto i suoi compagni di classe hanno cominciato ad apprezzare la sua gentilezza, la sua simpatia e la sua disponibilità. Oro che le ha permesso di stringere molte amicizie, grazie alle quali la qualità della sua vita è sensibilmente migliorata. Nessuno badava più alle rughe che le solcavano il volto e lei stessa ha imparato ad accettarsi e ad amarsi per quello che era. La sua condizione era molto rara. Al momento della nascita era soltanto la 20ª persona al mondo a cui era stata diagnosticata quella malattia e i medici seguivano con interesse i suoi sviluppi. Sua madre è sempre stata la sua sostenitrice più accanita e l'ha accompagnata lungo tutte le tappe della sua vita. Orgogliosa di quella bambina fiera e gentile, Katia aveva grandi sogni per il futuro, come tutti i bambini, ma le sue aspettative venivano sempre stroncate dalla consapevolezza che avrebbe avuto una vita molto breve. Nonostante le sue limitazioni, Katia è sempre stata molto positiva e non ha mai vissuto la sua malattia come una condanna. Con grande sorpresa di tutti, la ragazza ha raggiunto e superato il suo 13° compleanno in perfetta salute, continuando a crescere con la gioia e il coraggio che l'avevano sempre caratterizzata. A 21 anni, Katia ha incontrato Dennis. Il loro primo approccio è stato un caso del destino. Il ragazzo le aveva inviato un messaggio per errore, digitando un numero sbagliato sulla tastiera del cellulare, e da quel momento aveva continuato a scriverle tutti i giorni, stabilendo con lei un rapporto di profonda amicizia. Dopo qualche tempo i due ragazzi hanno deciso di incontrarsi nella vita reale e hanno capito di essere fatti l'uno per l'altra. Dennis non era interessato alle rughe sul viso di Katia, si era innamorato della sua personalità e sapeva che nessuna donna dal volto perfetto avrebbe mai potuto uguagliare la bellezza interiore della sua fidanzata. Per questo motivo, nel giro di pochi anni, le ha chiesto di sposarlo. Katia era felice come non mai. Non aveva mai avuto il coraggio di sognare quel traguardo così romantico. E invece adesso poteva viverlo sulla sua pelle. Poco dopo, Katia è rimasta incinta di un bambino. Parenti e conoscenti credevano che fosse una cattiva idea. Che cosa sarebbe successo se il neonato avesse contratto la stessa malattia della madre? E se al contrario di Katia non fosse mai riuscito a superare i 13 anni? I futuri genitori non hanno dato ascolto a nessuno e hanno deciso di mettersi nelle mani del destino, consapevoli che il frutto del loro amore sarebbe stato amato a prescindere dalla sua condizione fisica. La loro fede ha ripagato tutte le attese. Il bambino è nato sano come un pesce e con una pelle di pesca, con una lunga vita felice davanti a sé. Katia non poteva desiderare di più. Aveva un marito che l'amava più di ogni cosa e un figlio meraviglioso. La sua vita era finalmente completa. Tra le persone che avevano dubitato delle sue possibilità, il primo era sicuramente suo padre. L'uomo aveva commesso un grosso errore uscendo dalla vita di una persona così squisita. La sua ossessione nei confronti della bellezza esteriore gli aveva impedito di vedere oltre le apparenze e attendere che sua figlia sbocciasse fino a diventare una donna magnifica e appagata in tutti gli aspetti della sua vita. Katia è riuscita a beffare il destino con una vita lunga il doppio del previsto e una felicità che valeva per 3 vite intere. Se anche si fosse spenta il giorno, il mese o l'anno seguente, non avrebbe avuto rimpianti. La sua famiglia ha imparato molto da lei e vive ogni giorno come se fosse l'ultimo, concentrandosi sulle cose veramente importanti come l'amore e il coraggio. Siamo arrivati alla fine di questa storia di estrema resilienza, che ci fa sperare in un mondo migliore, dove le persone possano liberarsi dall'ossessione dell'aspetto esteriore e imparare ad apprezzare ciò che conta davvero. A voi capita spesso di giudicare un libro dalla copertina o riuscite a guardare oltre la prima impressione? Raccontateci le vostre esperienze nei commenti.
Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime storie interessanti.